Botox, il trattamento di medicina estetica per ringiovanire il volto più richiesto ed effettuato al mondo. A che età si può e si dovrebbe iniziare? Ce lo spiega e ce lo dimostra il dottor Raniero Facchini nel suo studio di Ostia. Attenzione perché alla fine del video ci sarà la dimostrazione. Fa le punturine. Molto spesso le pazienti giovanissime ci richiedono un unico trattamento, le labbra. Vogliono tutte labbra più carnose, labbra più gonfie, ma in realtà uno dei trattamenti più indicato, soprattutto sulle rughe in dinamica, quando una paziente... Che significa rughe in dinamica? In dinamica vuol dire non soltanto quando mi aspetto di ricevere una fotografia senza nessuna espressione, ma quando mi arrabbio, quindi le rughe glabellari, quando mi stupisco, quindi le rughe frontali, o quando sorrido, le rughe del sorriso. Le zampe di gallina. Le famose zampe di gallina non sono presenti soltanto dopo i 40, dopo i 30, ma anche già dopo i 20. Certo, dottore, io le avevo, a 20 anni avevo già queste zampe di gallina, molto magro, molto simpatico, quindi mi venivano questi segni dell'espressione. Ovviamente non li ho trattati, adesso sono delle vere e proprie rughe. Esattamente, quindi noi facciamo della prevenzione, quindi non si fa soltanto un trattamento di medicina estetica per correggere, ma soprattutto per prevenire. E sappiamo che la buona medicina è innanzitutto prevenzione, quindi qui stiamo facendo della buona medicina estetica. Dottor Facchini è una persona unica, riesce a individuare quello che magari poteva essere un tuo piccolo disagio, piccolo problemino, e senza stravolgere troppo i lineamenti o i canoni. Certo, quindi tu gli avresti chiesto di aggiungere un po' di prodotto? Sì, ogni tanto scherzando dico dai, esageriamo, ma gonfiamo un po'. No, comunque senza poi avere la sorpresa davanti allo specchio e dire oddio chi sono. Rimani sempre te stessa, ma comunque con quella luce in più. È importante rivolgersi a un professionista per questo motivo, perché magari se decidessi tutto tu potresti uscire da qui con un volto molto irriconoscibile. Certo. Irriconoscibile, certo, ok. La paziente è stata trattata già più di 3 mesi fa con la tossina botulinica, e siamo verso il quarto mese, quindi adesso il turgore del muscolo sta ritornando. Infatti prova Francesca a stupirti, ecco, possiamo vedere le rughe della fronte, prova ad arrabbiarti, esatto, le rughe glabellari, ossia dell'aggrottamento, sorridi, fa un sorriso, girati a tre quarti, vedete dall'altra parte, queste sono le famose zampe di gallina, che è una contrazione, sono il risultato della contrazione del muscolo orbicolare dell'occhio. Queste tre zone possono essere semplicemente trattate con un'unica seduta di tossina botulinica. La durata del trattamento più bello è di 3-4 mesi e uno poi vive di rendita fino al sesto mese per tornare esattamente come prima, perché non sei tornata esattamente come prima. Altre cose che... Ma, scusi dottore, quindi dopo il trattamento, quando lei farà queste espressioni, non si devono vedere le pieghe? Allora, lei continuerà a muovere i muscoli senza però più formare i solchi, le rughe, le pieghe. Quindi la mimica rimane conservata, l'espressività del volto rimane conservata, però non si formano più questi solchi profondi. Dottore, ha fatto qualcos'altro sul volto di questa ragazza? Allora, piccoli ritocchi su questo volto che è quasi perfetto ci ha permesso di riportare le giuste proporzioni del viso a una proporzione praticamente ideale. Ho bisogno di uno strumento che serve per misurare i 3/3 del viso. Abbiamo 60, 60 e qui avevamo un pochino meno, avevamo 55, adesso invece abbiamo 60. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo proiettato la punta del mento un po' in fuori e un po' in sotto per dare le tre giuste proporzioni, che adesso del terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore sono uguali. In più il mento era leggermente sfuggente, invece attualmente è più proporzionato, soprattutto rispetto alle labbra, perché quando consideriamo il mento dobbiamo considerare anche questa linea
dalla punta del naso alla punta del mento, e le labbra, come vedete, non devono toccare questa linea. Quindi non possiamo trattare un labbro se prima non c'è un buon mento. Quindi è stato necessario correggere in contemporanea il mento, le labbra, e per avere un viso più bello con la forma a V, l'ovale, anche leggermente l'arco zigomatico, in quello che si chiama il top model look. Acido ialuronico ha fatto sì che abbiamo potuto correggere arco zigomatico, labbra, mento, con tre tipi di acido ialuronico diversi. Fantastico, quindi tu soddisfatta, giusto? Fantissima. E sei tornata quindi oggi perché vuoi rifare la tossina botulinica. Esatto, così si spera che a 50 anni il mio volto rimanga uguale. La tossina botulinica, oltre al terzo superiore, ossia le rughe della fronte, le rughe del sorriso, le rughe dell'aggrottamento, possiamo anche dare una proiezione alla punta del naso o ammorbidire un po' il mento, oppure trattare le rughe del coniglietto. Fammi il coniglietto. Esattamente queste rughe qui. Queste sono altre zone che normalmente sono poco conosciute, ma possono darci un certo vantaggio nella naturalezza del viso.